Eccoci di nuovo in onda, riprendiamo con Cilento Focus. L'argomento è il coronavirus e lo stiamo trattando per chi si fosse appena sintonizzato con Giovanni Petrizzo, vittima, ahimè, nello scorso inverno del Covid-19. Qui con noi si sta raccontando e c'è anche Raffaella Giaccio. E dunque, Raffaella, abbiamo lasciato i nostri telespettatori con una domanda da fare, fatta già a Giovanni, ma la possiamo ripetere magari per chi si fosse appena collegato. Sì, allora io siamo quasi in chiusura, insomma, del focus, anche perché abbiamo trattenuto Giovanni davvero troppo tempo e quindi vogliamo, insomma, lasciarlo ai suoi affetti. E dunque, niente, mi piacerebbe capire in questo momento se Giovanni Petrizzo ha paura di un contagio, vista la seconda ondata, visto il virus subdolo che, insomma, continuiamo a vedere, si muove diversamente. E anche l'immunità non dura più di 30-40 giorni, insomma, come ci è stato trasmesso dai dati di infettivologi, insomma, scienziati, ricercatori e chi ne ha più ne metta. Ecco, la paura c'è oppure no? Diciamo che come tutte le dimensioni della nostra vita, credo che anche la paura utilizzata nel senso buono sia utile. Alla fine credo che sia sciocco non avere paura, perché poi la paura ti fa prendere delle precauzioni, ti fa essere prudente e ti fa capire effettivamente che mettendo in atto alcune procedure, si è più cautelati. Ecco, quindi la mascherina che ho in mano, per esempio, è un oggetto semplicissimo che penso non vada a ledere la libertà di alcuno il fatto di doverla indossare, ed è un ottimo presidio per se stesso e per gli altri, soprattutto se indossata da tutti. C'è chi l'ha Paura. contestata però, Giovanni, tu sei d'accordo con queste contestazioni per il fatto della respirazione complicata? Io credo che assolutizzare ogni realtà non è un buon servizio. Nel senso che in molte vicende della nostra vita noi dobbiamo fare una sorta di bilancio costi-benefici. In questo momento qual è il male minore? Questa è la Certo. domanda. Oppure, se la vogliamo mettere, diciamo così, in modo migliore, qual è il bene maggiore in questo momento? Cercare di preservare la salute gli uni con gli altri, oppure rivendicare una sorta di malintesa libertà dicendo io non ci credo, no, come si usa dire, no, non ci credo. No. E quindi viene lesa la mia libertà e non voglio mettere la mascherina. Io credo di avere, così come la mia famiglia, la giusta dose di cautela dovuta anche a un minimo di sana paura, perché quando hai paura ti comporti in un determinato modo, voglio dire, no? E l'abbiamo visto durante l'inverno, quando c'era, diciamo così, la paura completa, tutti si sono stati a casa praticamente. Mentre invece adesso la paura non c'è più, vengono messe in discussione tantissime cose e quindi molti si ritengono autorizzati a fare ciò che vogliono. Ecco, è questo che mi lascia un po' l'amarezza in bocca, perché diciamo l'esperienza di tanti di noi che abbiamo vissuto questa cosa sulla nostra pelle, alla fine viene vista quasi con fastidio, diciamo così, ma perché ancora insisti su queste cose? Non è che è capitato a te, deve capitare a tutti. Io me lo auguro veramente con tutto il cuore, non capiti più a nessuno. Però avere un minimo di sana paura credo che possa aiutare. Per Ecco, io, quanto. scusami, volevo fare anche una parentesi, Raffaella, abbiamo dimenticato dell'apertura estiva, ecco. Non è servito a nulla, a quanto pare, Giovanni, anche nel cambiamento di noi stessi, come persone, il fatto di essere rimasti chiusi per tanto tempo, perché in estate sembra che ci sia stata, diciamo così, ecco, ci siamo dati, diciamolo, un po' alla pazza gioia. Come analizzi l'estate appena trascorsa dal punto di vista, ecco, dei cittadini che magari forse avevano dimenticato che esisteva un problema serio, ovvero il Covid? Guarda, ti può sembrare strano, ma io sono rimasto a casa.
Cioè, nel senso che con la mia azienda ancora non avevamo riaperto, e sono uscito anche in questo caso solo il minimo indispensabile per fare la spesa oppure per fare delle commissioni rimaste in arretrato e cose di questo genere. Una sera, se non ricordo male, verso la fine di giugno, inizio di luglio, una sera infrasettimanale, abbiamo fatto una passeggiata con mia moglie per cercare di capire, volevo capire effettivamente come stavo per vedere, infatti siamo tornati indietro, però siamo arrivati per esempio, che so, giù alla marina, le perplessità che abbiamo avuto io e mia moglie erano veramente molte. Io credo che soprattutto a livello di comunicazione da parte di chi aveva responsabilità non ci sia stato proprio un ottimo lavoro, diciamo così. Mi rendo conto anche della difficoltà di dover trovare un linguaggio adeguato per fare cosa? Per incutere la giusta dose, diciamo così, di timore e quindi prendere precauzioni e di non dover allarmare troppo per dare l'opportunità alle attività commerciali di poter lavorare, riprendere un pochettino dal punto di vista economico. Perdonami, comunicazione locale o nazionale a questo Ma punto? comunicazione nazionale sicuramente, a livello locale non mi è parso di aver sentito chissà che cosa da chi aveva la responsabilità di dover dare delle indicazioni. Anzi, se non mi sbaglio, in un'occasione addirittura ho sentito una persona che ha responsabilità amministrativa ad Agropoli dire che era a conoscenza di una determinata realtà e aveva tollerato. Ecco, questo mi sembra un pochettino, diciamo così, fuorviante. Fa passare un messaggio che non è proprio chiaro. Invece io credo che, la chiarezza del messaggio, è importantissima. Si può convivere tranquillamente con questa realtà, col virus, avendo però alle spalle un sistema sanitario che funziona, avendo la solidarietà delle persone e avendo anche la capacità e la forza anche personale e anche come famiglia di poter affrontare eventuali difficoltà. Il messaggio che, cioè, se, ripeto, io ero molto scettico sul dover accettare l'invito che mi aveva fatto Raffaella, però ritengo di avere, così come altre persone con le quali mi sono sentite, che sono rimaste contagiate, una responsabilità verso gli altri. Infatti, molte persone, mi sembra di aver capito, ti chiamano, insomma, ti senti Sì, con ci siamo io mi tante. sono reso disponibile da subito. Le persone che ho saputo essere contagiate, che sono rimaste, che conoscevo, io mi sono messo immediatamente in contatto. Ti posso dire anche che mi sono messo in contatto con qualche persona che, diciamo, non è che ci è andata molto, molto leggera nei miei confronti all'epoca, però questo non c'entra niente, cioè si fa un passo avanti perché ognuno di noi può avere dei momenti di debolezza in cui non riesce a controllare quello che dice e quello che fa, quindi dobbiamo imparare anche in questo senso a vivere insieme anche in questo senso. Qual è Cioè, la domanda che spesso ti fanno, ecco, che La costantemente? costante è questa, ma quando sei uscito la prima volta. Cioè, si preoccupano magari del rapporto Sì, sociale? è la dimensione che preoccupa di più, soprattutto quando sono coinvolte persone, magari oppure famiglie in cui ci sono dei ragazzi e dei bambini. Cioè, ma quando sei uscito, che è successo? Ecco, E un'altra. infatti, che cosa è accaduto, Giovanni, quando sei Io uscito? Ecco. ero terrorizzato. Ero terrorizzato di uscire, però l'ho dovuto fare per forza, cioè avevo l'esigenza, la necessità, prima di tutto di andare dal cardiologo, per fortuna stava vicino a casa mia, e poi ho avuto l'esigenza di andare a fare delle commissioni che erano rimaste in arretrato e che non potevo fare da remoto, sia alla posta sia in banca. Devo essere sincero, sono rimasto piacevolmente sorpreso, cioè per me è stato una boccata, cioè, tieni presente quando una persona sta affogando e già sta prendendo un po' d'acqua e si dice, oh, mo annego, mo annego. Invece, tranne un paio di casi, diciamo così, tutto il resto, addirittura delle persone mi hanno abbracciato in mezzo alla strada Quindi ed hai è ricevuto una sorta una di ampia solidarietà e solidarietà. un'accoglienza veramente straordinaria che
che se ne dica di Agropoli, voglio dire, almeno le persone che ho incontrato io sono state di una disponibilità e di un'umanità estrema. C'è pure chi ha cambiato strada, però, Sì, secondo mi me. ricordo un caso particolare che mi è rimasto impresso, che mi fa sorridere, Sdrammatizziamo sì, mi naturalmente, fa sorridere pure perché, perché la trasmissione. mi fa sorridere perché avevo letto di questa persona che scriveva dei post su Facebook, diciamo così, per utilizzare un termine improprio, diciamo così, che non riconosce l'esistenza di questo virus. E praticamente io stavo andando a prendere il giornale perché dovevo andare in banca e avevo visto da lontano questa persona, da lontano, cioè io ero l'edicola, lui praticamente stava all'oratorio. A un certo punto una persona si è avvicinata a me in maniera talmente solare, era ora che ti facevi vedere cose di questo genere, mi ha abbracciato, questa persona appena ha visto questa scena, no, perché lui mi ha chiamato quest'altro, cioè si è fermato così e praticamente, diciamo così, ha attraversato la strada e poi ha continuato il suo tragitto sul marciapiede, che è un paradosso, cioè se tu non credi a questa cosa, non vedo la necessità di La cambiare paura, strada, no? Cioè, certo. perché hai paura se tu ritieni che non ci sia. Però effettivamente è stata un'ottima accoglienza. Qualcuno invece, diciamo così, nell'ambito della famiglia ha ancora delle difficoltà ad uscire perché si sente osservato e in qualche occasione è stato pure, diciamo così, additato, però fa parte del gioco. Perciò voglio dire a quelle persone che sono state contagiate e che sono ancora contagiate. Non vi preoccupate di queste cose, è una realtà fisiologica. È naturale che ci siano ancora delle persone che hanno paura, hanno timore, magari hanno dei problemi personali anche a livello fisico e vogliono stare quanto più possibile lontano da persone che magari sono state contagiate. Diciamo che fa parte di questo brutto gioco. Però noi dobbiamo accettarlo. Penso che ognuno di noi si deve sforzare per aiutare l'altro a fare un passo avanti, ecco. Cioè non dobbiamo arroccarci sulle nostre posizioni, ma io dico cristianamente dobbiamo avere quella forza di metterci nei panni dell'altro, anche nei panni di quelle persone che ci hanno fatto del male, che non ci hanno accolto. Noi proprio magari quelle persone dobbiamo aiutarle. Restargli accanto ed aiutarle a capire che si può fare qualcosa di differente. Io non dico mai di migliore o di peggiore, di differente, perché credo che non ci sia nessuno poi che è migliore di un altro, peggiore di un altro. Ci sono solo delle esperienze personali, una cultura personale, una storia personale, una vita personale che ti fa fare delle scelte piuttosto che altre. Ecco, noi dobbiamo dare l'opportunità a queste persone di dire una scelta differente si può fare. Quanto era importante, Raffaella, perdonami se forse ti ho anticipata nella domanda, no? Volevi fare una No, domanda a no, Giovanni. prego, procedi pure. Quanto è importante, Giovanni, in questi casi, insomma, quando una malattia anche ignota, insomma, da un certo punto di vista della Sconosciuta, più scienza, che altro. sconosciuta, scusami, Raffaella, grazie che mi riprendi ogni qualvolta Siete sbaglio. davvero straordinari. Vabbè, fa parte del gioco, No, ma io Giovanni. credo che voi siate Grazie. da porre come esempio in tante realtà. Allora dicevo, quanto è importante avere una persona vicina e in questo momento così particolare, proprio perché non si conosce da vicino questa malattia. Quindi tu, per esempio, ecco, eravamo all'inizio, suppongo che una parola di chi ne sapeva di più. Sarebbe stata Guarda Gianni, sicuramente, Giovanni, mi hai capito, no? la prima cosa che ho Sicuramente fatto, di aiuto. Di aiuto. Grazie, Raffaella. la prima cosa che ho fatto insieme alla mia famiglia, tra le altre cose, non è che abbiamo questa passione per i talk show e cose di questo genere, comunque li abbiamo completamente banditi, cioè non abbiamo dato assolutamente ascolto ai programmi serali, diciamo così, perché credo che sia oramai patrimonio comune aver osservato che cosa. Che magari sul primo c'era uno che diceva una cosa, sul secondo diceva il contrario, poi magari andavi sulle altre reti nazionali e si diceva il contrario e il contrario di tutto, quindi ci siamo estraniati. Perdonami, però forse non mi sono spiegato bene, cioè di una persona vicina al telefono magari che poteva darti dei Sì, consigli, così questo sì. come oggi tu lo puoi fare,
All'epoca. Allora, dal punto di vista, diciamo Sì. così, medico e sanitario, ho avuto l'appoggio soprattutto di due persone che voglio ringraziare, oltre ai medici di famiglia, posso dire anche i nomi, che Certo, come no. sono il dottore Cervo e il dottore Serra Gerardo, che ci sono stati accanto veramente in maniera encomiabile, perché hanno risposto almeno con un messaggio, almeno ad un'email, anche di notte. E questo io glielo devo riconoscere, perché ti tranquillizza che sai che c'è qualcuno che Sì, ti ed è risponde. Dopo devo fondamentale. Tanto, sì. ringraziare il dottore Giordano, Franco Giordano, la dottoressa Gelsomina Campanile, e il dottore Ciangiola. Devo ringraziare l'amica di famiglia Ornella Taddeo che da Bologna ci ha dato tutte le dritte. Devo ringraziare il buon Dio che mia figlia studia biotecnologie e si è messa in contatto con il suo docente immunologo che ci ha dato delle informazioni che magari l'ASL presa, diciamo così, dalla confusione non aveva avuto modo di comunicarci. Come per esempio che anche da negativi in quarantena in casa si deve usare il distanziamento, bisogna usare la mascherina, possibilmente anche da negativi in casa bisogna utilizzare bagni diversi, cioè tutte quelle precauzioni che è solito normale. Ci disse all'epoca per una maggiore tranquillità non fare i canonici 12, 14 giorni di quarantena. Mia figlia e mia mamma che erano negative, ma aspetta 18 giorni perché abbiamo avuto qualche caso in cui i sintomi si sono presentati dopo 18 giorni. Cioè, questo supporto noi l'abbiamo avuto, diciamo così, tramite persone che ci sono state accanto, amici, diciamo, che poi nel momento importante magari sono stati silenti per tanto tempo e poi nel momento in cui hai bisogno escono fuori e ti fanno vedere effettivamente che l'uomo e la persona sono molto di più rispetto a quello che si tende a credere. E poi dal punto di vista del supporto, diciamo così, io ho avuto i miei cugini, te compresa, Raffaella, Antonella, Alfonso, cioè tutti, no? Cioè, noi siamo tantissimi, ci vorrebbe una trasmissione solo per fare l'elenco dei cugini che veramente siete stati straordinari perché dal primo istante e ancora adesso ci siete stati accanto, dalla spesa alle medicine, alla telefonata, al messaggio, tu vuoi sfugare, vuoi parlare, chi ha detto che ste, chi ha fatto che state e cose di questo genere. Quindi la nostra straordinaria famiglia è stata fondamentale, così come la mia famiglia parrocchiale. Ringrazio il buon Dio di aver messo sulla mia strada Don Bruno, che non è raro, è unico, ecco, così come gli altri sacerdoti, Don Carlo, lo stesso Don Roberto, Don Nicola. Mi dispiace magari che se non nomino qualcuno, cito qualcuno. Ma veramente tutti i ragazzi degli scout che hanno chiamato in continuazione mia mamma, dandogli la disponibilità e cose di questo genere. Io volevo, solo se mi è consentito, una cosa che riguarda voi della comunicazione. Come no? Prego. Uscì una notizia in cui si diceva che io fossi stato denunciato ai carabinieri. E tante persone, per motivi di solidarietà, hanno chiamato mia madre. Mia madre non sapeva niente perché non è socio, beata lei. Infatti. E volendo fare una cosa positiva, purtroppo si era creata una situazione davvero pesante, perché mamma poi tra le altre cose è cardiopatica, e sentire che oltre tutto quello che stava accadendo, no? Papà in ospedale, io positivo, mia moglie positiva, mio figlio positivo, non ci potevamo vedere, nonostante abitiamo fianco a fianco, non ci potevamo vedere. E io ho avuto timore per mamma, devo essere sincero, ho avuto paura. Allora vorrei dire alle persone che fanno informazione che prima di mettere una notizia la devono verificare e anche il modo di riportare la notizia
dovrebbe tener conto di che cosa? Che non coinvolge solo, diciamo così, il diretto interessato, in quel caso io che sarei stato denunciato, anzi segnalato ai carabinieri in base a un'amicizia personale di questo presunto denunciante con il capitano dei carabinieri. Non ero coinvolto solo io, ma c'erano coinvolte delle altre persone, degli affetti. E quindi immagino una madre cardiopatica che in quel momento viene a sapere che il figlio è stato denunciato. Quindi voi siete stati sempre trasparenti, lineari, essenziali. C'era un famoso artista mondiale che diceva che la perfezione si ottiene quando non c'è più nulla da togliere, non quando non c'è più nulla da aggiungere. Ecco, voi siete stati essenziali, cioè avete detto quello che era opportuno dire. Vi siete fatti carico anche di un lavoro straordinario che ha tenuto aggiornato e, diciamo così, ha rasserenato per certi versi, diciamo così, in quel momento tutta la città di Agropoli e credo tutto il Cilento. Altri non hanno avuto questa cautela, non hanno avuto soprattutto questa sensibilità. Non voglio arrivare a parlare di deontologia professionale perché poi là andiamo a livelli proprio altissimi che non sono, diciamo così, a disposizione di tutti. Però penso che in quel periodo potevate essere additati come esempio da seguire proprio come metodo di lavoro. Non nascondere, ma riportare e fare la cronaca. Stop. Anche quel fatto che si continuava a dire io voglio sapere perché non dobbiamo sapere chi è, chi non è, così io faccio questo, faccio quest'altro. Ci hanno pensato gli enti preposti, cioè i vigili urbani, i carabinieri, l'ASL a fare la ricostruzione dei contatti. Quindi non era necessario, a meno come è capitato nel caso della povera signora che gli hanno detto 8 giorni dopo, mi pare che era positivo, una cosa del genere, che ha dovuto esporsi in prima persona nonostante una situazione personale complicata e va ammirata questa persona. Ma negli altri casi la ricostruzione dei contatti è stata fatta tempestivamente. Io personalmente ci ho lavorato tutta la notte, no? È stata semplicissima tra le altre cose. Io di notte ho fatto l'email a Maurizio Cauceglia. E anche lui lo tengo a ringraziare personalmente perché è stata una persona che al di là dell'aspetto professionale è stata una persona che mi è stata accanto con papà in maniera veramente che solo chi l'ha vissuto può capire. Perché Maurizio, siamo amici di adolescenza tramite la Jugend Agropoli di Caciotta e oltre alle competenze e oltre alla professionalità è una persona che ha quella capacità di capire la persona che gli sta di fronte. Quindi prima di fare qualche cosa, diciamo, lui cerca di inquadrare tutto quella che è la vicenda. E lui mi è stato, figurati, una volta passò, mi chiamò e lui era in macchina, esce fuori che ti voglio salutare, dice Mauri, ci dissi, ti voglio bene, no? Ma io non esco più fuori dal balcone fin quando non sono negativo. Perché poi, tranne, cioè la maggior parte anche nel mio palazzo, nel mio condominio, con tutto che io utilizzavo una scala esterna sempre, anche prima del Covid, per rientrare a casa, perché praticamente tornavo dal lavoro verso mezzanotte, salivo, andavo a vedere papà se si era addormentato, se serviva qualcosa e cose del genere, e poi me ne andavo in casa mia, nonostante io non avessi fatto quella scala forse da mesi. C'è stato qualcuno, diciamo così, che ha infierito e mi è dispiaciuto la verità di questo fatto perché diciamo che mi conoscevo, cioè questa persona mi conosce, perciò sa benissimo sia io che la mia famiglia che tipo di persone siamo, mentre invece tutti quanti gli altri sono, anche loro sono stati molto molto accanto. Nonostante delle situazioni anche familiari difficili e particolari, veramente. E poi mi sento di ringraziare oltre mia madre e i miei figli che sono stati veramente straordinari, mia moglie, perché come mi piace dire sempre anche in pubblico oppure quando me lo chiedono, mia moglie è la parte migliore di me.
Mi piace affermarla questa cosa perché veramente è stata una persona, e lo è sempre stata. È stata l'ennesima conferma, non la prima conferma, l'ennesima conferma della straordinarietà della persona e che ci conforta anche nel nostro impegno nella nostra comunità parrocchiale. Ecco Giovanni, è bello sentire da te queste parole, anche perché abbiamo sentito spesso frasi andrà tutto bene, insomma finirà tutto, il virus ci migliorerà, però insomma abbiamo visto dei lati davvero brutti che sono venuti fuori dalle persone, che tra l'altro non sono state fortunatamente contagiate, ma che hanno, tra virgolette, subito, possiamo dire così, indirettamente, questa situazione. Però a noi piace insomma pensare positivo e quindi sperare che tutto questo possa terminare al più presto e che questo possa essere davvero un brutto sogno. Ti ringrazio ancora una volta perché la tua Perdonami Raffaella, però perdonami. testimonianza, non sto chiudendo, No, infatti volevo darti la volevo parola, però fammi finire un attimino giusto il concetto. Ti ringrazio ancora per aver accettato questo mio invito che credo sia di aiuto a tante persone che magari in questo momento stanno vivendo la condizione che tu hai vissuto qualche mese fa e magari abbiamo potuto dare una mano anche in altre situazioni che riguardano appunto il Covid. Prego, Gianni. No, io ci tenevo tanto ad aggiungere qualcosa sul giornalismo, ecco, che è stato praticato durante la prima fase del coronavirus che ha in un certo senso imperversato in Italia e soprattutto nel dettaglio nel nostro territorio. Cioè, io voglio dire, soprattutto a tutti coloro che conosciamo benissimo, perché nel nostro ambito locale ci conosciamo un po' tutti, chi con le televisioni, chi con la carta stampata, chi con i siti web, insomma, conosciamo bene chi ha saputo raccontare dal punto di vista ecco, personale, perché rientro anche io nella famiglia di Giovanni Petrizzo, non l'avevo mai detto, mi trovo adesso a dirlo perché è passato del tempo, quindi non lo faccio proprio per non strumentalizzare quel periodo. Loro hanno strumentalizzato questa cosa ed è una cosa gravissima dal punto di vista deontologico per ottenere che cosa? Un click in più, un momento di popolarità. Però io voglio dire a questi pseudo giornalisti che purtroppo però lo hanno il tesserino da pubblicista, lo dobbiamo dire. Questa è una critica che faccio soprattutto al nostro presidente Ottavio Lucarelli che dovrebbe un attimo riguardare diciamo così, le regole per chi deve mantenere il tesserino oppure no, chi dovrebbe essere sollevato, a volte anche definitivamente, no? Dalla nostra categoria. Detto questo, non andrete da nessuna parte, non siete da nessuna parte, quindi voglio dire, a che serve fare tutto questo? Alla fine non valete quasi niente. Va bene, grazie Io Giovanni l'ho ancora. contattato comunque, Raffaella, una di queste testate. L'ho contattata. Mi è stato risposto che loro dal punto di vista legale erano a posto. Io gli facevo solamente notare a queste persone che l'aspetto legale in queste vicende no, non è importante, è sempre importante l'aspetto umano e personale. Così come ho contattato molti di coloro che hanno scritto delle cose ingiuste e non vere su Facebook e le risposte sono state agghiaccianti più della malattia e più del Covid, perché l'idea che passa è che la nuova piazza dove si va, come si dice in dialetto, a inciuciare, non è più piazza Vittorio Veneto, non è più la piazzetta davanti alla Ma chiesa, ma sono i la piazza social o dove si i... inciucia è praticamente Facebook Sì. adesso. Quindi è una cosa, cioè le persone che ho contattato, e ti ripeto, Gianni e Raffaella, ve lo ripeto, quello mi ha fatto veramente raggelare il sangue. È stato ritenuto del tutto normale dire determinate cose perché la linea comune qual è? Mosa usa così, cioè adesso si usa così. Io ritengo che questo non vada bene, Ma io per questo contesto un po' con l'ordine dei giornalisti, perché ci vuole etica, Giovanni, in alcuni casi davvero bisognerebbe sollevare,
questi pseudo giornalisti dal nostro ordine. Perfetto, grazie Gianni. Io ci tengo ancora una volta a ringraziare Giovanni per la sua presenza nella nostra trasmissione televisiva e saluto i telespettatori di Cilento Channel, li ringrazio per essere stati con noi e gli do appuntamento ad una prossima edizione di Cilento Focus. Allora, lasciamo Giovanni con un messaggio di speranza sicuramente che arriva dalle sue parole, sempre molto mirate, ecco, perché come dicevo all'inizio, una persona di cultura, una persona che poi insomma, sì, per noi è stato anche sempre il cugino maggiore, lo dobbiamo dire, e quindi i suoi consigli sono stati molto validi. E poi devo dire anche la verità, e lo dico pubblicamente senza, insomma, aprendomi, ecco, anche a quello che è stata la mia formazione. Se non avessi fatto il cameriere nel suo ristorante e non avessi avuto lui come chef di sala, insomma, no? come quella persona che mi guidava verso quella che deve essere un regolamento, insomma, nei confronti delle persone, quindi vivere nella società, naturalmente non sarei diventato, penso, quello che un poco sono oggi. Quindi grazie Giovanni, ne approfitto per dirlo anche in trasmissione. A te la parola finale. Io ringrazio di nuovo voi davvero per l'opportunità e per la possibilità di dare questa testimonianza che vuole essere un aiuto a tutte quelle persone che ancora si trovano in questa vicenda. Non abbiate timore, fatevi forza e scegliete delle priorità. Non cercate di risolvere tutti i problemi tutti insieme. La prima priorità è sicuramente quella di ritornare ad essere negativi, di tutelare le persone care accanto a voi, dopodiché pian piano scegliete una priorità per volta. Non abbiate timore, abbiate fiducia. E per qualsiasi cosa ricordatevi che sia io, sia tante altre persone, siamo sempre disponibili anche solo per ascoltare. Cioè, se volete sfogarvi, se volete dire qualche cosa, se volete qualche consiglio, oggi per esempio mi è stato chiesto, ma te che è successo, come ti senti adesso, così, chiamate tranquillamente. Noi non siamo sulla stessa barca, siamo nella stessa tempesta e l'attraversiamo con barche differenti. Ecco, più siamo in questa benedetta barca e più la rendiamo forte, paradossalmente. Non siamo delle isole che non abbiamo collegamenti. No, noi dobbiamo fare quadrato perché questa esperienza che stiamo facendo, anche come comunità, secondo me può aiutarci a crescere. E alla fine di questa vicenda del Covid, quando si troverà una terapia efficace e specifica, un vaccino, credo che tutti possiamo cogliere l'opportunità di crescere come comunità sotto tutti i punti di vista. L'importante è che teniamo sempre presente che abbiamo di fronte delle persone e che anche quelli che in questo momento magari così stentano a capire, che rivendicano il fatto di veder lesa la propria libertà, pian piano dobbiamo fare in modo che possano fare dei ragionamenti un pochettino differenti, perché anch'io potrei dire che la mia libertà è lesa da chi non indossa la mascherina e lede la mia libertà di poter magari girare in serenità. Ecco, non mettiamole in questi termini, mettiamole che ce ne dobbiamo uscire insieme, perché se ancora c'è qualcuno che pensa di potersene uscire da solo, allora veramente la strada da fare è ancora lunga. Un caro saluto a tutti. Grazie, grazie Giovanni e grazie a Raffaella Giaccio per il tuo contributo che hai dato alla trasmissione. La prossima volta magari la conduce lei perché sarà sicuramente più brava, giusto? Non potrei fare a meno di te. È sempre così gentile. Noi vi diamo appuntamento a una prossima puntata, sempre su Cilento Channel con Cilento Focus, e quindi l'attenzione ai temi sociali più importanti e soprattutto più interessanti del momento. Arrivederci e grazie per averci seguito.